Ciro Di Francia, presidente dell'Osservatorio Tutela Ambiente e Salute di Pozzuoli, qual è la situazione? Ci sono questi sciami sismici che stanno preoccupando un po' la popolazione, quindi cosa chiede l'Osservatorio, ma soprattutto cosa interessa ai cittadini in questa fase? Ma noi stiamo organizzando una serie di eventi a partire da gennaio come osservatorio, che poi i nostri eventi, le nostre iniziative, i contatti con i cittadini ce l'abbiamo anche attraverso il blog di Gio. I cittadini vogliono sicurezza e vogliono evitare che ci possano essere personaggi anche del mondo scientifico che per avere visibilità creano danni a questo angolo di paradiso, e noi non abbiamo bisogno di questi scienziati, abbiamo bisogno di organismi che diano certezze e che alla fine diano anche sicurezza. Ecco perché la sollecitazione che noi facciamo al governo Meloni e a tutti gli organismi resta quello di verificare la vulnerabilità degli edifici. Non dimentichiamo che il 13 settembre in Campania iniziano le scuole, e quindi noi dobbiamo dare questa sicurezza, che il fenomeno è sotto controllo, che al momento non ci sono pericoli imminenti, che le strutture pubbliche e private sono sicure perché possono reggere questi sciami sismici che si stanno ripetendo da un po' di tempo. È importante fare un lavoro dal punto di vista della prevenzione, però è altrettanto importante quindi non fare allarmismo. Ma no, perché fare allarmismo significa creare danni. Chi vuole investire in questa città sapendo che c'è un pericolo imminente di eruzione? Anche se qualcuno, ecco, come il professore De Natale, sta rappresentando l'esigenza di avere un'attenzione sulla crosta terrestre, perché invece di quella magmatica ci può essere quella freatica. Noi non è che mettiamo a scelta i cittadini quali preferiscono, noi vogliamo certezza e non creare solamente ipotesi che poi a sua volta replicano con l'allarmismo. Un'ultima domanda: cosa si aspetta secondo lei Pozzuoli anche dal governo nazionale, da Roma? Io mi aspetto innanzitutto una mobilitazione a livello locale di tutte le forze politiche, sindacali, di tutte le associazioni, perché probabilmente non hanno capito che la prevenzione è molto più importante di partecipare ai funerali di Stato. Ed ecco perché noi in tutti i campi ci battiamo per la prevenzione, sia per quanto riguarda il bradisismo, sia per quanto riguarda le questioni ambientali e le questioni sanitarie.